abbiamo l'onore e il piacere di avere collegato con noi il presidente di Toscana Life Science, Fabrizio Landi. Ben trovato, Fabrizio. Eccomi, buongiorno. Allora Fabrizio, iniziamo intanto un po' da uno status quo. Sei ovviamente fra i massimi esperti della situazione della pandemia nel nostro paese, quindi prima di concentrarci su quelle che sono le attività e le notizie importantissime che arrivano da Siena, Toscana Life Science, volevo commentare con te quella che è un po' la fotografia attuale del paese. C'è molta apprensione per questa risalita dei contagi. Ma sai, il tema dei contagi è che, come ormai credo tutti abbiano chiaro, fino a che non abbiamo raggiunto un livello di copertura vaccinale alto, questo problema sarà comunque molto legato alla capacità di comportamenti cosiddetti di distanziamento sociale, cioè il salire e scendere è legato al fatto che anche questo meccanismo tira e molla. Ovviamente la gente appena scende di colore, cioè torna verso il colore giallo, si sente più tranquilla, le attività un po' riprendono e anche subito il meccanismo ricomincia, anche perché, ripeto, la vera soluzione è la copertura vaccinale, quindi noi siamo ancora ovviamente all'inizio, quindi cominciamo ad avere una piccola parte della popolazione, quella più a rischio, coperta, ma in termini di contagi questo non conta tantissimo. Il 90+% degli italiani ancora non è vaccinata. Ora, una parte di questi, essendo guarita, naturalmente anche lei immune. Seconda preoccupazione è che sappiamo che questa copertura vaccinale andrà nel tempo rinnovata, perché con il tema delle varianti ognuno di noi avrà a un certo punto un bagaglio di anticorpi indotti dai vaccini o indotti perché guarite, con questi anticorpi potrà combattere un certo quantità di varianti del virus. Potrebbe essere che a un certo momento esca una variante che non funziona abbastanza bene con questi anticorpi indotti dai vaccini. A questo punto andremo a rivaccinarci. In fondo lo facciamo da 50 anni per l'influenza. Ovviamente qui il problema è un po' più importante, perché siamo più gente, andrà gestita in questa maniera, ma i metodi organizzativi ci sono, quindi noi funzioneremo che ogni tanto dovremo fare dei controlli se i nostri anticorpi che abbiamo in questo momento nel nostro sangue sono adeguati al tipo di varianti che stanno circolando. Se sono adeguati va tutto bene, ci rivediamo fra un certo periodo per controllare. Se non sono adeguati, dovremo farci il vaccino che è stato nel frattempo messo a punto per stimolare l'anticorpo per quella variante. Ripeto, una cosa abbastanza facile da pensare, ovviamente, ma molto ben organizzata, e quindi ci saranno necessità di avere grandi processi produttivi. Quello che noi come TLS continuiamo a dire al governo: creare una rete di monitoraggio in Italia, in Europa e nel mondo che tenga sotto controllo e che capisca in tempo quando c'è una variante, capire se questa variante richiede una nuova variante del vaccino e a quel punto progettare un nuovo vaccino e poi disponerlo. E nei buchi che si creeranno in questo meccanismo, quindi qualcuno si ammalerà, qualcuno dovrà essere più protetto, usare cure come gli anticorpi monoclonali, che anche loro andranno adattati alle varianti, per permettere di coprire i buchi di questo processo. È un processo che si può organizzare bene, però va organizzato. Se non organizziamo, certo sarà molto problematico. Quello che invece è organizzato bene è il MedLab presso Toscana Life Science. Vorrei allora con te raccontare questa importante presenza all'interno della grande famiglia Toscana Life Science, che coinvolge e coordinato, lo ricordiamo, dal professor Rino Rappuoli. Dal 2018 lavora sull'antibiotico resistenza, un team di ricercatori, poi dal febbraio 2020 ha iniziato una nuova linea di ricerca appunto per sviluppare gli anticorpi monoclonali per la cura da Covid. Ci racconti per bene come è nato questo progetto sugli anticorpi monoclonali e il punto di sintesi ad oggi, sì, livello a cui siete? È nato nel senso che, come tu hai giustamente ricordato per i nostri ascoltatori, noi come TLS nel 2018 facemmo un fatto importante, un passaggio importante, cioè passare da una mission di essere, che è tuttora fondamentale, acceleratore per start-up e centri di ricerca, acceleratore di impresa, supporto allo sviluppo di ricerca e industria nel campo scienze della vita in Toscana e a Siena,
abbiamo deciso di fare anche noi in proprio alcune attività di ricerca. E ovviamente abbiamo puntato laddove la cultura del territorio era più forte. Da sempre Siena, dai tempi del rettore dell'Università di Siena, Achille Sclavo, all'inizio del Novecento, si è distinta per combattere le malattie indotte da patogeni, batteri e virus, attraverso il meccanismo dei vaccini. E l'idea che venne a Rino Rappuoli, che su questo diciamo si mise a lavorare indipendentemente in qualche maniera dalla sua attività principale come capo della Glaxo Vaccini Italia, e fu quella di dire oggi abbiamo molti patogeni pericolosi, tipicamente che purtroppo sono quelli che troviamo in ospedale, su cui nel tempo abbiamo spuntato l'arma degli antibiotici, cioè gli antibiotici per un uso ahimè scriteriato che l'umanità ha fatto negli ultimi ormai 100 anni, da quando uscì la penicillina negli anni 20, è un uso esagerato soprattutto in campo di sviluppo degli animali, no? Per l'uso massiccio di antibiotici per gli allevamenti di polli, è un esempio classico, abbiamo reso, stimolato batteri e virus ad essere molto più intolleranti, cioè a essere più capaci di sottrarsi alla lotta che gli fa l'antibiotico. E questo è un problema che crescerà negli anni. E quindi l'idea che molti medici da tempo si stanno ponendo è come fare. E probabilmente gli anticorpi, cioè queste strutture proteiche che il nostro corpo, con cui il nostro corpo si difende dalle malattie, possono essere anche prodotti artificialmente, adattati a questi famosi virus e batteri che purtroppo non escono più a essere combattuti con l'antibiotico, cioè con una famosa pillolina, con un farmaco di sintesi chimica. Quindi passare dalla guerra chimica alla guerra biochimica, alla guerra biotecnologica. E quindi l'attività finanziata da fondi europei, da fondi di fondazioni internazionali, da Regione Toscana, che mise appunto la capacità in questo gruppo di una ventina di giovani, tra l'altro scelti come criterio sono giovani italiani che avevano fatto una carriera scientifica all'estero, quindi non professori, ma giovani di 5-30 anni, hanno fatto 8-10 anni di ricerca all'estero, distinguendosi, e che hanno accettato l'invito nostro e ovviamente di Rino Rappuoli di venire a Siena a fare ricerca. E poi un gruppo di ricercatori stranieri, ricercatori che avevano pubblicato articoli che dimostravano una grande alcune capacità di dare un contributo. Recentemente si è raggiunto una ricercatrice iraniana che lavorava a Teheran, che nessuno aveva mai conosciuto, ma aveva pubblicato dei lavori che avevano stimolato Rino Rappuoli e negli altri giovani il fatto che questa probabilmente aveva una grande capacità di collaborare. Non vi dico la complicazione di far avere il visto di lavoro per venire in Italia, 6 mesi di lavoro per ottenere il visto, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e l'ambasciata italiana a Teheran gli ha dato il visto, le autorità iraniane gli hanno permesso di uscire dall'Iran e adesso vive a Siena con la famiglia e lavora da noi. Quindi questo gruppo disse, ma perché, era il 21 febbraio, l'hai ricordato tu, il giorno del paziente 1 a Codogno, perché non vediamo se possiamo utilizzare le tecnologie che abbiamo messo a punto per questa grande battaglia dell'antibiotico resistenza, che siamo solo inizi, per lo specifico problema Covid. E quindi nacque di questa idea, a quel punto ci serviva avere del sangue da donatori che avevano avuto la malattia anche in forma abbastanza importante, che erano guariti, perché nel loro sangue esistevano gli anticorpi con cui il loro organismo aveva reagito e guarito dalla malattia. Allora li aveva solamente allo Spallanzani, sembrava un'altra epoca, c'era solo qualche paziente allo Spallanzani. Facemmo un accordo con loro e cominciò a arrivarci regolarmente da Roma diciamo il contenuto di anticorpi del sangue di pazienti donatori, ovviamente consenzienti, cioè gente che era si era ammalata e guarita. A un certo punto, ahimè, i pazienti non sono mancati e quindi abbiamo affiancati all'origine romana, all'origine cassenese, e quindi abbiamo fatto lo stesso accordo con il Policlinico Le Scotte ed è iniziato l'arrivo. A questo punto abbiamo, con queste tecniche messe a punto, isolato prima 5.000, poi da 5.000 a 200, ma alla fine siamo arrivati a un gruppo ristrettissimo e poi ad uno anticorpo che aveva una caratteristica, era molto potente, cioè ci volevano poche dosi, poca quantità, pochi nanogrammi di questo anticorpo per fermare l'infiammazione. Questo avveniva all'inizio dell'estate. A quel punto ci siamo cercati un partner industriale con cui realizzare, perché TLS non è una fabbrica, non è un'azienda farmaceutica, è un centro di ricerca. E quindi l'abbiamo trovato in un impianto di ricerca che la Menarini Farmaceutica, anche lei toscana, con sede a Firenze, ci ha messo a disposizione. In questo impianto è stata fatta
insieme a noi, con le loro tecnologie, la messa a punto di un metodo produttivo. Con questo metodo abbiamo prodotto circa 4.000 dosi che in questo momento sono state infilate, sono pronte e che nei prossimi giorni, la speranza è anche a questo weekend, insomma nei prossimi giorni, come sempre queste cose c'è da rispettare un giusto formalismo, certo, perché le autorità di controllo, che poi devono dire sì va bene, devono controllare tutto, ma insomma a giorni questo materiale sarà trasferito allo Spallanzani, inizieranno la ricerca clinica, la famosa fase 1 che ormai tutti hanno imparato a conoscere, cioè la fase in cui dovremo dimostrare che non fa male, perché ovviamente questa è una cura e quindi dovrebbe non avere nessun effetto collaterale o effetti lievi, no? Nel senso che i vaccini che si fanno in sani non dovrebbero avere niente, massimo una piccola febbretta che viene la sera. Noi speriamo che anche questo non abbia nessun effetto, o se ha effetti abbia effetti molto leggeri, per cui sia giustificato l'utilizzo rispetto alla protezione. Dopodiché, sotto il controllo delle autorità italiane, l'Agenzia Italiana del Farmaco e l'Istituto Superiore di Sanità, seguiranno questi passi. Dopo che avranno verificato che non ha effetti collaterali importanti, inizieremo la fase in cui dovremo dimostrare qual è la dose, perché noi puntiamo a una dose molto bassa. Spesso in televisione avete sentito parlare di virologi che gli anticorpi attualmente disponibili, quelli che approvati in America per uso emergenziale, che adesso sono anche disponibili in condizioni molto specifiche in Italia, vanno utilizzati per infusione, cioè vanno, non è una puntura ma è una flebo, per usare un termine. Questo perché la quantità è molto alta. Al presidente Trump lo hanno guarito con gli anticorpi, ma gli hanno dato 8.000 mg. Noi stiamo cercando, speriamo di riuscire a guarire le persone con 100 mg o con 400 mg, cioè un ottantesimo o un ventesimo di questa dose, che permetterebbe, se fosse così, non di fare un'infusione, ma di fare una o più punture intramuscolo. Se abbiamo ragione, 850 questa volta malati in 12 ospedali italiani, nei prossimi mesi sperimenteranno, perché ovviamente sono consenzienti, sperimenteranno questo anticorpo, e se tutto andrà bene, a cavallo fra primavera e estate, gli enti italiani diranno va bene, e a quel punto saremo pronti alle prime consegne che siamo già impegnati a fare, se il prodotto verrà approvato, per 200.000 dosi al sistema sanitario italiano. E a quel punto, da lì in poi, ovviamente ci sarà da fare uno sviluppo industriale completo, perché se fosse che funziona, come speriamo, molto bene, sarebbe anche eticamente sbagliato che rimanga solo disponibile per gli italiani o solo per i toscani. Cioè, quindi sarà poi il problema di organizzare con i partner industriali la capacità di produrlo in quantità e di distribuirlo in tutto il mondo. Allora, questa è la fotografia molto chiara, e grazie anche per aver proprio ben spiegato come funzioneranno e quale sarà il destino delle monoclonali. Adesso, Fabrizio, vorrei fare con te uno sforzo prospettico, nel senso che questa prova ovviamente globale che la pandemia ha imposto a tutto e tutti, alle economie di ogni paese, alle popolazioni di ogni paese, ha riportato un focus importante sullo sviluppo delle scienze della vita, sia come ovviamente realtà economica, ma anche ovviamente come presidio sociale per ogni paese. In tutto questo, TLS che futuro vuol disegnarsi? Ovviamente noi non possiamo, e sarebbe un errore, pensare di trasformare TLS in un'azienda farmaceutica. TLS deve rimanere quello è, un centro, ovviamente speriamo sempre più importante, che da un lato faccia propria ricerca in questi campi, quindi in campi selezionati non possiamo fare tutto, abbiamo la fortuna di essere in un territorio che è uno dei pochi territori al mondo dove da un secolo ci si occupa di queste cose, e quindi c'è un fattore storico che significa anche una cultura diffusa di queste cose. A Siena e dintorni ci sono non solo le grandi aziende come Glaxo, ma sono anche tante medie aziende o piccole aziende che hanno specifiche caratteristiche perché sono fornitori di questo mondo. Quindi, ad esempio, a Siena si trovano, Siena in senso lato, nel territorio, attività industriali di persone molto esperte di questo campo. Io racconto sempre che c'è una società che è fisicamente in TLS che ha fatto una parte molto specifica, piccola ma importante, sia del vaccino BioNTech Pfizer, sia del vaccino Moderna, sia del vaccino CureVac che sta arrivando, sia del vaccino AstraZeneca e così via. Cioè 6
dei grandi vaccini di cui si parla non sono passati da Siena, per fare una cosa molto specifica, ma se quella cosa è importante. Quindi esistono, TLS ha sicuramente beneficiato questa ricerca, perché alcune cose di contorno le facevamo andando al piano di sotto, andando a 5 km da qui. Quindi questo è il punto, noi dobbiamo continuare questo, ovviamente stimolando questo ambiente a crescere, quindi stimolando iniziative industriali intorno a noi, e ripeto, non solo quella della grande fabbrica, ma anche quella di tutte le tecnologie a contorno, che poi sono le vere poi opportunità di sviluppo industriale, che poi vuol dire ovviamente sviluppo economico, posto di lavoro. Insomma, Siena ha su questa partita della lotta alle malattie pandemiche, sia sul lato vaccini, ovviamente con i grandi impianti di Rosia della Glaxo, ma anche sugli aspetti della lotta, della cura, e anche di altre attività. Faccio un esempio: la settimana prossima, no, quell'altra, è prevista l'andata in borsa a Milano di un'azienda storica del territorio, che è la Philogen. La Philogen, che ha gli impianti, che è storicamente controllata da una famiglia senese e che ha impianti industriali a Rosia, abbastanza vicino alla Scravo, va in borsa e con per risorse ulteriori ma importanti per il suo sviluppo, e l'unità produttiva di Philogen sta a Rosia, che deriva da quegli investimenti. Quindi la disseminazione di avere grandi impianti industriali tra grandi aziende proprio vicino stimola, perché in questo territorio, ad esempio, se uno deve fare un impianto anche non tanto grande in campo vaccini eccetera, c'è chi lo sa fare, c'è l'azienda che li può fare, la riproduttiva, c'è chi li può fare l'aspetto di qualità, chi li fa la manutenzione. Cioè, il valore di questo è che per ogni dipendente dell'azienda che fa scienze della vita ci sono diversi addetti dell'azienda di dotto, e questa è una grande opportunità. Quindi, e più questo si aumenta se noi riusciremo intorno a noi, territorio, nella Toscana del Sud, ma anche in tutta la Toscana, a stimolare altri operatori a venire, perché attratti da questo ecosistema, questo ovviamente ricadrà di nuovo. Cioè, queste cose non varate, certo saranno anche gli incentivi pubblici, no? Però in questo momento è quasi più attrattivo, cioè tutti partenza non l'incentivo, l'incentivo è tutto il mondo, e forse l'Italia non è posto che dove si può incentivare di più rispetto ad altri paesi. Qui quello che conta è il savoir-faire, il know-how, la cultura diffusa di queste cose e la capacità del sistema di venirti dietro. È cosa interessante, lo dico sempre, che intorno a questa vicenda sostanzialmente a me fa molto piacere, c'è una logica assolutamente bipartisan, indipendentemente di chi è l'autorità coinvolta, regione, comune, provincia, di qual è il colore politico di questa autorità, quando si parla queste cose c'è sostanzialmente accordo, questo secondo me. Fabrizio, io ti ringrazio, come sempre sei stato estremamente puntuale e hai condiviso con noi tante informazioni importanti. Torneremo presto a disturbarti nuovamente per il racconto legato allo sviluppo e all'importante ruolo di Toscana Life Science, ma in generale a un'analisi della situazione pandemica grazie alla tua esperienza. Intanto un grazie e un saluto ovviamente a tutto lo staff di Toscana Life Science. A presto. A presto, grazie a tutti voi. We'll be right back.